Ormai è fatta, signori. Manca sempre meno alla matematica promozione del Catanzaro. In Serie B siamo a più 16, 83 Catanzaro, 67 Crotone, 3-0 al Monterosi e un altro avversario viene demolito e poco da dire. Adesso nel weekend contro la Gelbison, molto probabilmente all'Arechi di Salerno, proprio per permettere ai più tifosi possibili del Catanzaro di poter vedere la partita, potrebbe esserci la festa promozione, anche se in trasferta. Poi sicuramente si farà ancora meglio la prossima al Ceravolo, ma già oggi stadio pieno, tanti festeggiamenti che ci sono stati anche al ritorno della squadra dopo la trasferta di Crotone, quindi già il clima festeggiamenti per questo ritorno storico in Serie B ci sono e è giusto così dopo un'annata straordinaria che potrebbe ancora regalare record ed emozioni a questo Catanzaro. Oggi vittoria comunque importante, ennesimo risultato largo in questo campionato, in particolare in casa, un Catanzaro che si presenta con la miglior formazione possibile, a conti fatti, Fugnati in porta, Scognamillo, Brighenti e Martinelli in difesa, Brignole e Van de Putte sulle fasce, con Sunas, Pontisso e Verna a centrocampo, davanti Biasci e Iemmello, un Catanzaro che è molto bravo a sbloccarla nel finale di primo tempo grazie al gol di Scognamillo e poi nei minuti iniziali del secondo tempo a chiuderla definitivamente, prima con Martinelli e poi con il solito Van de Putte che anche quest'anno è protagonista di una stagione incredibile, numeri stratosferici in termini di gol, in termini di assist soprattutto, ed è un Catanzaro che ha bisogno di poche parole, ma di tanti tanti applausi e complimenti. Ora ci sarà la Gelbison e festa grande in queste ultime 6 partite, in cui c'è solamente da godersela, divertirsi come la squadra ha fatto fino a questo momento. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.